E bentornate sul canale, nuovo video, oggi video tutorial. Questo è un video in collaborazione con Eli Fashion Styles, che le mando un grossissimo bacio. Sono super contenta di collaborare con lei. Vi lascio il link qui sotto al suo canale, nell'info box. La stra adoro, per cui lei realizza dei make-up secondo me veramente molto molto belli e proprio quelli che poi alla fine piacciono a me, e la seguo anche da un sacco di tempo sul blog, e ha un vlog veramente bellissimo, quindi visitate assolutamente il suo canale. E niente, questo video è appunto in collaborazione con Eli e abbiamo deciso di realizzare un trucco serale, quindi un night makeup con labbra super rosse e intense. E niente ragazze, mando un grosso bacio a tutte e vi lascio al tutorial. Ciao! Allora ragazze, per prima cosa andiamo ad applicare il fondotinta. Io utilizzo il numero 04 di Malinka e vado a stendere con questo pennellino. Come vedete è un pennellino, solito pennellino angolato che utilizzo per stendere il fondotinta. Quindi ne mettiamo una quantità generosa nel pennello e andiamo ad applicarlo su tutto il viso, in questa maniera. Andiamo quindi a coprire le imperfezioni del viso. Poi vado ad applicare il correttore. Io utilizzo il numero 35 Fit di Maybelline e lo vado ad applicare nelle occhiaie e anche dove ho qualche brufoletto in giro per il viso, che purtroppo ci sono sempre, ovviamente. Andiamo sui brufoli a picchiettare questo correttore, è veramente buonissimo. Quindi li andiamo semplicemente a picchiettare e poi picchiettare anche il correttore sotto l'occhio. Ora applico il primer, poi andiamo a applicare il primer. Io utilizzo sempre questo qui di Wycon e lo andiamo a stendere su tutta la palpebra come base trucco. Ragazze, andiamo a fare il nostro trucco. Io utilizzo questa palettina, che è quella della Makeup Revolution. Questa qui è la palette. Questa è una palette veramente fantastica. Io prendo innanzitutto un pennellino cicciotto e vado a prendere, per prima cosa questo rosellino qui, vado a stendere semplicemente nella prima parte dell'occhio, quindi dalla parte interna verso leggermente l'esterno. Però ci fermiamo non proprio a metà dell'occhio, ma molto prima, quindi giusto per creare un inizio di punto luce. Ora andiamo a prendere sempre con un pennellino, di questa entità qui, ovviamente pulito preferibilmente. È sempre un po' cicciotto o comunque anche a lingua di gatto va benissimo, e andiamo a prendere questo colore qua e lo andiamo a stendere su tutta la palpebra, quindi da dove abbiamo applicato il nostro bianco, quindi prima della metà dell'occhio, andiamo ad applicare il nostro, questo tipo di grigino marroncino color tortora, tipo veramente splendido. Questa è una palette che amo, e andiamo ad applicare su tutto l'occhio. E poi andiamo a portare il colore anche leggermente verso l'alto. Andiamo a ripassare semplicemente col rosellino applicato precedentemente, col pennellino precedentemente utilizzato. Questo rosellino lo andiamo a applicare proprio all'interno dell'occhio, nel dotto lacrimale, e andiamo leggermente su per sfumare col nostro marroncino. È molto molto semplice. Questo è un passaggio molto molto facile, è più difficile a spiegarlo che a farlo. Quindi dotto lacrimale e poi si sfuma un po' verso il nostro marroncino. Ora andiamo a prendere un pennellino angolato, fatto in questa maniera qui, oppure anche un pennello penna va benissimo, e prendiamo questo colore qui. Questo ha un colore melanzana, tutto glitterato, giusto a intensificare l'angolo esterno dell'occhio. Quindi andiamo a appoggiare il nostro pennellino giusto nella parte angolata, lo picchiettiamo leggermente e basta. Ora prendiamo un pennellino angolato di questa entità qui. Io utilizzo il solito pennellino da eyeliner perché è leggermente picchiettato
piccolino e riesco a essere un pochino più precisa, riprendiamo il nostro color melanzana e lo andiamo a portare anche sotto l'occhio. Quindi creiamo infine con un pennellino piatto, va benissimo. Prendiamo questo color qua, è un bianco panna tendente al rosato matte, e lo andiamo a portare sotto l'arcata sopraccigliare. Utilizzo questo qui nero di Benecos. E poi andiamo a fare la nostra linguetta. Riga di eyeliner piuttosto allungata verso l'alto. Se preferite la potete fare anche un pochino più sottile, però diciamo che in questo caso qui, essendo un trucco da sera, mi piace un pochino osare, diciamo. Infine applico la matita nera. Io utilizzo questa qui di L'Oreal, la Super Matte Matic, ed è questa matita che appunto viene verso l'alto, e andiamo a mettere la matita nera dentro l'occhio. Andiamo a piegare le nostre ciglia. E poi applichiamo il mascara. Io utilizzo questo qui di Deborah, il 5 in 1. E anche sotto. Andiamo ad applicare un po' di cipria. Io utilizzo questa qui di Benecos. Ed è la Compact Natural Powder colore sand. Con un pennellino cicciotto andiamo a stenderla su tutto il viso. Facciamo un po' di contouring, andiamo ad applicare la terra. Io utilizzo questa qui di Collistar, qui è la terra abbronzante effetto seta numero 11. Prendo un pennellino così angolato, che ultimamente sto amando fare i contouring e pennellini fatti in questa maniera qui, angolati e cicciotti. Prendo una un po' quantità e andiamo a fare il nostro contouring. Facciamo un pochino di smorfie e andiamo a intensificare questa parte qua. Andiamo a metterla anche un po'. Andiamo ad applicare un po' di blush. Utilizzo questo qui di Bottega Verde, pennellino angolato, e andiamo a stendere. Utilizziamo l'illuminante di Essence della Metal Glam. Questo qui è il numero 01, il Gold Digger. In maniera molto spartana utilizzo il mio dito e lo applico qua sotto. Questo proprio per illuminare questa zona qui. A questo punto prendiamo la matita rossa, io utilizzo questa qui di Bottega Verde, rosso red, a tracciare il contorno delle nostre labbra. Infine, come rossetto, utilizzo questo qui della I Love Makeup, I Have My Lip, ed è il colore Arts Attack.